Non si può, ragazzi, dai. Siamo andati a perdere a Cagliari 2-1. Lo so che il Cagliari ne ha perse solo due in casa contro Napoli e Atalanta, che ha pareggiato contro la Roma, che ha pareggiato contro il Milan. Scusate, adesso sono in strada a fare questo post partita. Va bene che è difficilissimo là perché è un campo veramente ostico. Il Cagliari ha giocato la partita della vita e si è veramente visto perché al 90esimo andava a pressare sul portiere, veramente tutto. Però abbiamo avuto le nostre occasioni e non siamo riusciti a concretizzarle. Cioè, abbiamo avuto due occasioni con Politano e dopo un'altra occasione, due ravvicinate. Poi c'è stata l'occasione di Borca Valero, quella di Ranocchia, quella di Candreva. Certo, alcune molto più clamorose di altre, però le nostre occasioni abbiamo avuto e abbiamo avuto difficoltà quando il Cagliari veniva a pressarci alto. Però venendo in quattro a pressarci alto, se noi superavamo quella linea lì, la prima linea di pressing, poi rimanevano gli altri in difesa, quindi potevamo avanzare. Abbiamo avuto fatica a superare la prima linea di pressing del Cagliari, perché oltre ad esserci Pavoletti che pressava, veniva su Barella che ha giocato una partita, secondo me, strepitosa, poi macchiata dall'errore sul dischetto, veramente rigore calciato veramente male, poteva chiudere la partita, meno male perché se veniva 3-1 era pesante, non così meritatissimo questo 3-1. A parte il Cagliari nel primo tempo ha giocato veramente molto meglio perché ha creato di più, perché sbagliava veramente poco, giocavano con molta fluidità. Facciamo giocare veramente bene il pallone, un'altra partita, Pavoletti ovviamente, so, immenso, devastante in area, veramente infernabile. Ha segnato di piede però un gran gol di piede, veramente Pavoletti secondo me, ci sono quelle partite lì in cui è infermabile, in cui è infermabile. Barella conferma le sue doti. Hanno avuto due occasioni anche con Faragò, ex Novara, non andate al meglio però. È una sconfitta che pesa tantissimo perché, come tutti noi sappiamo, anche per gli errori arbitrali che non ho ancora digerito della partita contro la Fiorentina, che potranno risultare importantissimi alla fine del campionato. Perché se noi ad esempio arriveremo quarti con il mio terzo o mancheremo la Champions di un punto, cosa succederà? Tutti quei due punti che ci hanno tolto a Firenze, ovvio, non potrei. Non è che è giustissimo dire ma i due punti a Firenze, ma i due punti a Firenze, però è così, ovvio. Poi noi oggi non abbiamo giocato una partita, cioè abbiamo giocato meglio a Firenze che oggi, quindi è stata veramente non una grande partita, però come volevo per dire, stavo per dire, se il Milan vince in casa contro il Sassuolo, roba veramente fattibile, ci supera e va a più 1. È una cosa che non accetterei perché è da 2 anni che il Milan non è sopra di noi in classifica. Sarà una cosa dura da accettare, però so, tu puoi dire la stai gufando, però contro il Sassuolo in casa, con un Milan che è in forma, anche se nell'ultima partita non ha fatto delle cose fenomenali, però andiamo quarti, e la Roma potrà prendere anche 2 punti, che si gioca a derby. Cioè, noi questa giornata dovevamo approfittare, perché c'era Roma-Lazio, dovevamo approfittare, invece non siamo riusciti ad approfittare, però c'è un però. Io ammetto che il Cagliari ha giocato molto bene nel primo tempo, ma nel secondo tempo si è difesa, cioè, come era logico che sia, e quindi l'Inter ha creato di più, però devo trovare l'ago nel pagliaio. E al 12° minuto, seppur la partita fosse appena iniziata, ci poteva stare la seconda ammonizione a Cigarini. Tu, uno può dire, perché ti dici solo dell'espulsione, così. Però ci poteva stare, perché è un fallo che ha interrotto una ripartenza pericolosa da dietro. Il primo giallo c'era nettamente. Anche questo, poi un arbitro non se la può sentire a cacciare subito via uno al 12°, però se c'era giallo era giallo ed erano in 10 al 12°, sarebbe stata tutta un'altra partita. Però anche io ammetto che l'Inter ha giocato male, ammetto che l'Inter ha giocato male, però questi sono degli errori che poi la partita te la possono cambiare, però non è giusto fidarsi solo agli errori arbitrali, ma bisogna anche ammettere che l'Inter non ha giocato benissimo e non ha saputo sfruttare le occasioni che ha avuto. C'era un rigore reclamato dal Cagliari,
Per spiegare velocemente, insomma, prima ha toccato testa e poi spalla e poi mano. Cioè, io devo dire che in queste cose bisogna scrivere un regolamento ufficiale per chiarire queste cose qua. Se tocca prima un'altra parte del corpo, non è rigore perché il braccio non si è mosso volontariamente verso il pallone e ha toccato prima la testa e poi subito dopo il braccio. Quindi non è a rigore giusto. Però bisogna avere delle regole fisse, se no si succede sempre che si perde 2-3 minuti per andare a vedere il VAR. E poi niente, Lautaro ha fatto la sua bella partita, però io dico che manca Icardi, perché serve un attaccante che te la butti sempre dentro. Lautaro ha avuto delle altre occasioni, però non ha saputo gestire bene la palla e secondo me si sente la mancanza di Icardi, per quanto nelle ultime partite non abbia giocato benissimo Icardi. Poi alla fine doveva fare anche recuperare per il minuto perso, perché aveva visto il VAR nell'occasione del rigore di Parella e per l'ammonizione a Cragno. Non ci sono stati quei minuti, ma non avremmo combinato niente. Comunque, Ranocchia è stato inserito come attaccante e io voglio dire una cosa, che anche noi abbiamo problemi di attacco, perché non abbiamo né Keita né Icardi, perché Inzaghi fa fenomeno lamentandosi di tanti infortuni alla Lazio, però anche noi ne abbiamo un po' di infortuni in attacco ed è questo che ci sta mancando veramente tanto. Comunque lasciate like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto attivando la campanellina, seguiteci sul nostro profilo Instagram, il tridente d'attacco con i trattini bassi tra le parole e noi ci vediamo in un prossimo video. Dalla ragazzi e sempre Forza Inter.